Ciao ragazze, allora, dopo un pochino non ci vediamo, vi volevo fare vedere le ultime creazioni. Allora, partiamo subito da questo ciondolo, da questo cameo, che se vi ricordate già l'ho fatto questo, infatti è la copia, e no, pensavo di avere il mio, invece no, non ce l'ho, vabbè. Niente, questo è la versione per mia nonna. Che l'ha visto, se n'è perdutamente innamorato e quindi per Pasqua gliel'ho fatto, gliel'ho replicato esattamente identico al mio. Quindi insomma, non ci spendo molte parole perché già ve l'ho fatto vedere. Questo è è il cameo che ho preso da Creativa con Perline. Che sto di da Creativa da Grando con Azzurra. E niente, ho utilizzato dei Vicono Swarovski da 4 mm per fare la cornice Ametist, e niente, queste fantastiche dediche 11.0, che non so il codice, e le rocaglie 15.0 di questo nero lucido. Insomma, questo qui. Poi ho fatto i cuori Raw. Allora, Rav, si dice così. Allora, questo è il primo che ho fatto. Ho trovato lo schema su internet, mi sono piaciuti e l'ho realizzati. E 67 Ginetta Fatalità la stava facendo nello stesso mio periodo, vedete ancora il filo. E niente, mi ha chiesto come l'avevo decorati. Io l'ho decorati perché sullo schema diceva di decorare fra le 11.0 appunto con altre 11.0 sempre rocaglie. Invece io ho utilizzato le Delica, ho messo qui al centro. Perché si vede così male? Non lo so. Aspettate un attimo, ecco, così si dovrebbe vedere meglio. Allora, qui al centro ci ho messo una Drops della Miyuki e qui tutto intorno ho utilizzato invece che le rocaglie 11.0 le Delica 11.0. Dovrebbero essere le 001 o 0010. Non lo so, comunque vi scrivo tutto sotto nel box informazioni. E niente, qui in fondo, alla punta proprio, ci ho messo una rocaglia 11.0 perché altrimenti veniva storto il lavoro. E la stessa cosa anche qui, perché la decorazione l'ho fatta sia internamente che esternamente. Dietro l'ho lasciata così originale e devo dire che mi piace su entrambi i lati. E qui ho fatto i giri di rocaglie mettendone due invece che uno in questi punti per permettere al cuore di allargarsi. E niente, mi è piaciuto abbastanza, tanto è che ne ho fatto anche un altro, ne ho fatto anche sul blu, e in verità è un blu, queste perline, queste 11.0 è un blu con delle striature bianche. E invece su questo ci ho messo una drops bianca al centro e sempre le 11.0 bianco latte a decorare l'interno, sia l'interno che l'esterno, che riprendono comunque le striature del bianco mezzo al blu. Questa volta l'ho fatto leggermente più piccolo, se lo vedete. Ecco qui. E niente, devo dire che mi piace di più questa forma. L'ho trovato, ho utilizzato come potete ben vedere il filo di nylon e boh, veniva il lavoro un po' troppo morbido, quindi ho ripassato tutto il filo sulle rocaglie 11.0 sul retro e qui è venuto abbastanza più rigido che di questo, vedete? Quindi credo che ne farò altri. Poi, questo che è già da un po' che l'avevo fatto, ma non ve l'avevo fatto vedere, è un altro Euphoria. E praticamente questo è lo stesso ciondolo che avevo fatto nello swap per la mia swappina, solo che a lei avevo fatto sui toni del blu, invece io l'ho fatto sui toni del nero, utilizzando questi fantastici Swarovski e l'interno un Rivoli da 14 cristalla B. Mi dispiace che non gli renda giustizia perché questi Swarovski sono luminosissimi. Veramente anche, molto carino anche questo. Finalmente sono riuscita a fare il Ressoleil, eccolo qui. Oddio, l'ho detto bene. Non me lo ricordo più perché l'ho fatto talmente tante volte, perché ho riscontrato dei problemi e sullo schema. Sono riuscita a farlo, anche se non senza difficoltà, perché come lei ben stessa ha detto,
naturalmente mi riferisco a Marta della Vedova, ci sono stati dei problemi sulla spiegazione su Fashion Gems. Niente, sarà molto carina perché gli avevo mandato un messaggio con la richiesta di spiegazioni, mi ha risposto, ma al tempo che mi aveva risposto io già avevo risolto da me. E è un ciondolo che mi ha dato molte soddisfazioni. È abbastanza grandino, cioè no, grandino è giusto per me, questa è la grandezza giusta per me di un ciondolo. L'unica cosa è che ho sostituito i Swarovski da 6 mm con le perle da 6 mm dark purple e devo dire che non mi dispiace perché spezza un pochino perché all'interno ho messo questi Swarovski da 3 mm molto carini sul viola scuro. Non vi dico i codici o i nomi perché purtroppo come sapete Macca non ha né codici né nomi. Poi questi Swarovski da 4 mm sul giro successivo e su quello ancora successivo quelli da 5. E niente, mi piace perché spezza comunque sia un pochino il ciondolo. Il Rivoli è un rose e niente, questo è il retro. Ho aggiunto un bel cappio perché di solito facevo sempre cappiolini piccoli e poi andandoci a cambiare la catenina. Non, alcune non entravano e niente, è un ciondolo veramente importante e che a me ha dato veramente molte molte soddisfazioni perché vederlo finire, cioè ci ho lottato dei giorni per farlo venire, ma poi quando ci sono riuscita veramente dà tantissime soddisfazioni. Poi grazie al tutorial di Martin Inna Nanna ho visto gli orecchini peruviani. Allora, io era parecchio che avevo visto questi orecchini, mi piacevano tantissimo, volevo iniziarli, volevo impararli a fare e grazie al tutorial di Martini Nanna ho detto ok, inizierò. Sono andata a prendere il filo da Bricofer questa mattina, solo che l'ho trovato da 1 mm invece che da 2 mm, da 1,20 mm di diametro. Credevo che era la stessa cosa e sì, praticamente è quasi la stessa cosa, però come tutte le cose devi iniziarle a provare prima che vengano bene. E non ridete, mi raccomando, se no mi vengo a cercare, questo è il primo risultato. Cioè, iniziando a lavorare, questa parte si è storta, come ben vedete, forse perché ho stretto un po' troppo il filo, e l'ho fatto solo in due colori, come ben potete vedere, la base bianca e il sottonero, però ecco, si è un po' storta la base. E come se non bastasse la spirale l'ho fatta troppo stretta in certi punti, quindi il filo mi si è rotto e niente, ho continuato a farlo con un altro filo, solo che si sta tutto allargando e via dicendo. Così ne ho fatto un altro, schifata da questo mio primo tentativo e ho incominciato a vedersi i risultati. Allora, questo l'ho fatto un po' più piccolo. Questa volta con la base nera e la decorazione davanti bianca, l'ho fatta un po' più piccolo rispetto a questo e devo dire che va molto bene, cioè a me piace molto. La spirale naturalmente non viene precisissima perché cioè non ho il suo quell'aggeggino che usa lei, quindi insomma, anzi, devo chiederle poi dove l'ha comprato. E niente, però comunque sia, mi sono spaccata due dita, ma mi sono fratturata due dita, però praticamente il risultato è carino. E l'unica cosa, ecco, che non ne posso fare più di 3 al giorno, penso, perché altrimenti non lo so se toglie la pelle. E niente, questo è l'ultimo tentativo che ho finito poco fa. E questo veramente incomincia a soddisfarmi. Dopo, insomma, io sempre così ci vogliono un po' di tentativi per venire bene. E ecco, insomma, questo è venuto molto più regolare nella goccia. La spirale è venuta più regolare. I fili sono messi abbastanza, cioè no, bene. Questo è il retro. I colori anche mi hanno soddisfatto perché è un fucsia e un viola. E niente, mi piace abbastanza, credo che adesso lo monterò e ne farò un orecchino, anzi credo che ne farò abbastanza perché in estate, adesso che si avvicina l'estate, credo che sia molto carino. Più che altro credo di far passare 2 volte il filo cioè
cioè due volte lo stesso passaggio, perché così credo che si infittisce di più il lavoro, perché vedete, così è un po' trasparente. Comunque farò altri tentativi. Grazie Martinina Nanna per questo fantastico tutorial, è servito tantissimo. E come ultima cosa volevo farvi vedere gli ultimi esperimenti con i Bebeo. Ah, poi dopo vi devo fare vedere una cosa. Allora, non mi sono molto piaciute questa volta, anche perché ho fatto una cazzatella. Allora, perché i Pebeo no, non l'ho messo così goccia a goccia, ma anzi che l'ho spalmato come una deficiente, anche se lo sapevo benissimo non si doveva fare. Allora, questo ci ho messo delle goccioline viola su una base bianca, al bianco perlato, però è venuto un po' una schifezza perché ha fatto l'effetto leggermente solo sul viola e non è venuto assolutamente niente di che, anzi. Poi ho fatto questo verde smeraldo con dentro il grigio, solo che ecco, è venuto solamente all'inizio, poi avevo cercato di fare una specie di spirale, però non è venuto molto l'effetto. E questo, il nero con il bianco. Questo è venuto, solo che mi dispiace che non riuscite a vederlo. Ovviamente neanche se zoom, vero? Me lo fai vedere? Ma che dirò, pensavo peggio. Questo è il bianco e il nero. Poi ho fatto questo nero con sotto lo smeraldo. E è molto più definito il colore, ecco, forse così vedete meglio. Questo non mi dispiace, anche se poi quando vado a fare l'incastonatura, tutto questo se viene sui bordi si viene a perdere. Comunque, vabbè. Questo ha anche lo stesso problema, perché l'effetto è venuto sui bordi, quindi si vedrebbe solamente pochissimo tutto l'effetto. Anche questo è veramente strano, perché voi che ci vedete? Ditemi che non ci vedete un corvo. Cioè io appena l'ho fatto me lo so guardato, cioè mi sembra proprio il corvo del Brandon Lee, le ali, la testa. Mi sembra tipo il test che tempo fa aveva fatto Yuki su delle murrine, mi pare che aveva fatto su delle paste di scarto con la Kane. Voi che ci vedete? E infine dovevo fare un cabochon da 4 mm e è uscito questo. Vedete l'effetto come è venuto qui un po' sul grigio. Lo dico, si vede meglio, ve lo giuro. Più carino, però voglio fare una prova di farcelo ancora sopra, o lo faccio direttamente dietro perché questi come l'altra volta sono fatti sul fimo, sul Cernit l'ho fatti io questi cabochon, o altrimenti non credo che ci andrò avanti perché che lo utilizzerò nella creazione che voglio fare perché non mi soddisfa pienamente il risultato, quindi credo che lo farò direttamente qui dietro un altro disegno e se non mi soddisfa ancora là o butto, che devo fare? Ok, l'ultima cosa che volevo farvi vedere, e credo che adesso mi sposterò vicino alla finestra, è l'esperimento della bottiglietta. Sono passati 15 giorni ed ecco il risultato. Vedete? Non è che è venuto proprio come la scatola e si vede ai cristalli larghi così, però a me piace, cioè è bellissimo. Poi nei prossimi video voglio farvi un pezzettino di video. Al buio perché accendendo il LED ci fa dei colori sopra meravigliosi. Qui al giorno adesso non si vedrà. Poi ho paura pure che lo sfascio questo tappo, forza ad accenderlo. Vedete, c'è il LED che cambia colore e fa un effetto, cioè, pauroso. Non vedo l'ora di vederlo questa sera al buio perché credo che fa proprio un effetto meraviglioso. Adesso ve lo faccio vedere un attimo al sole. Ok, sta andando via, perfetto. Io ho tutto il cavalletto, perfetto proprio, ecco qua. L'ultimo sprazzo di sole. Vedete? C'è ancora l'acqua perché l'ho tolta da poco, tutta la soluzione. E se vi ricordate com'era il sassolino blu. L'ho fatto vedere in un altro video. Cioè, vedete che bello? Ma ha fatto certi cristalli veramente carini. Casomai vi faccio una foto. Adesso vado fuori con gli ultimi sprazzi di sole. Vi faccio una foto e ve la aggiungo in fondo al video. Veramente una cosa carinissima. Ve la consiglio se la trovate
in qualche centro commerciale perché è veramente delizioso. E niente, io spero che vi siano piaciute le mie creazioni e ci vediamo prestissimo e io mando un bacione e a prestissimo. Ciao!